È stato un fine settimana da ricordare per le formazioni di volley della città di Cerignola che hanno vinto tutte quante, 4 vittorie su 4. Era veramente da parecchio tempo che non accadeva. E adesso comincia una intensa settimana di lavoro in vista di importanti sfide che possono dare una svolta importante sul piano delle classifiche per le varie formazioni, partendo soprattutto dalla serie di femminile, dove la Pallavolo Cerignola si prepara per fare ed ottenere una importante vittoria in casa contro lo Sport Viteto dopo il successo sulle Vecca Volley per 3-1. Bene anche l'Iposera Udas che dopo il convincente successo sull'ultima in classifica la Vide Setrigiano per 3-0 affronta una delicata trasferta a Lucera contro la formazione di casa che comunque rimane un pericolo. Ricordiamo che al momento i biancazzurri guidati da Roberto Ferraro hanno il quarto posto in classifica. Quarto posto anche per la libera Virtus Cerignola nel campionato di Serie B2 femminile, ampiamente conservato in solitario dopo il successo sulla Sebbia Potenza. Infine, in prima divisione maschile, si prepara un'altra settimana di allenamenti per la Fuoricorso Caffè Udas che dopo il convincente successo sulle San Pietro Vico per 3-0 affronta la delicata trasferta di Foggia contro il Volley Capitanata.